Ma tu sbaglia. Perché? Sbaglia dalla giurita. Ma io mi stavo sbagliando, io non mi sono detto la rita stallo. Ma che mi sono venuta a dire? Che mi sono venuta a dire? Io è stata una buona fatica. Ma voi che volete? Signori e signore, Pirandello. Sei personaggio in cerca d'autore, ma sei sicuro? Ci facciamo della tua ironia? Principianti! No, ma che volgarità, ma che volgarità! È assurdo pensare che io possa recitare con quel coso tra le braccia! Ah! Aurelio, tesoro, ma ti pare possibile che io possa recitare con quel coso sporco e peloso tra le braccia? No, guardalo, guardalo, è tutto sporco, sembra malato, ma... Dico... Mario... Il pubblico è già in sala. Accertati che tutti siano pronti. Aurelio, non mi stai ascoltando. Non possiamo stravolgere battute di un copione per un oggetto di scena. Oh, sì, invece. Ci sono delle battute specifiche che hanno a che fare con questo cane, lo sai. Ed è compito tuo cambiarle, tesoro. Permesso? Avanti! Salve, sono Ariele Mancini. Non è che per caso c'è un posto per un'attrice, cioè io in realtà non ho molta esperienza, ma il teatro è la mia passione. Non si trova Clarissa, tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Aurelio? Basta, entra in scena adesso. No, non mi stai ascoltando. Bene, hai vinto, vai in scena. Lei ha giurato di farci sempre aspettare. Scusi, ma ho cercato tanto un'automobile per arrivare in tempo. Ma vedo che non avete ancora cominciato ed io non sono subito in scena. Per piacere, me li tenga e me li chiuda nel camerino. E mi chiuda anche il camerino. Come se fossimo pochi i cani qui. Su, riprendiamo dal secondo atto del gioco delle parti. Attenzione, signori. Chi è di scena?